Buonasera cari amici e benvenuti al concerto per Margherita 2020 in versione online. Avevamo preparato il tradizionale concerto che si doveva tenere oggi alle 15 presso la chiesa di San Ponziano a Roma, con un pubblico ridotto e fortemente distanziato, grazie alla collaborazione di Don Riccardo che ci aveva concesso la chiesa, la sala prove, con grande impegno. Ma dopo il decreto del 24 ottobre, che vieta i concerti pubblici, abbiamo deciso di realizzare alcune registrazioni da proporre qui, su YouTube, in due orari diversi, alle 18 e alle 20:30. Il concerto è come sempre dedicato a nostra figlia Margherita, che nel 2003 è volata in cielo a soli 16 giorni, a causa di una cardiopatia congenita. Vi lascio quindi all'ascolto del primo brano, Una Nina Nanna, composta dal papà Roberto Nobilio ed eseguita da tutta la famiglia. Buon ascolto. Ascolteremo ora alcuni brani solistici, eseguiti a distanza dai nostri amici Virgilio Gori al violino, Giulia Tamborino al clarinetto, accompagnata dalla pianista Lucrezia Slomp, e Mattia Giandonato al flauto. Questi amici ci hanno inviato i loro video, non potendo essere presenti alle ultime prove dell'orchestra Papillon, durante le quali abbiamo effettuato le registrazioni che oggi vedrete. Vi ricordo che come ogni anno,
Il concerto è dedicato ad ASM, Associazione Studio Malformazioni, di cui fa parte il professor Domenico Arduini, il quale insieme al dottor Corrado Montoneri ha speso tutte le sue energie affinché Margherita potesse avere una vita normale, almeno durante la mia gravidanza, e potesse nascere con il massimo dell'assistenza medica, specialistica, presso l'ospedale Fate Bene Fratelli di Roma, per poi essere immediatamente trasferita al Bambino Gesù per le prime cure. Vi leggo perciò la lettera che da Milano ha voluto inviarci il dottor Maurizio Fabbri di ASM, il segretario generale di ASM. Se volete attraverso l'IBAN, che troverete in sovraimpressione, potete fare libere donazioni con la causale Concerto per Margherita 2020. Cari Roberto e Valeria Nobilio, cari orchestrali della Papillon, quest'anno il tradizionale partecipato concerto per Margherita non si può tenere a causa dell'aggravarsi della pandemia. Ma non si tratta di un annullamento, è soltanto un rinvio. Il ricordo di Margherita, la musica e la solidarietà non vanno in lockdown. E lo dimostra l'evento virtuale che è stato organizzato per ricordare questo importante appuntamento. Un appuntamento al quale noi di ASM siamo particolarmente legati, poiché i genitori di Margherita sono stati sempre vicini agli scopi e alle attività della nostra associazione, e noi a loro e all'Orchestra Papillon, che hanno contribuito a fondare. Fin dalla sua prima edizione, nel lontano 2004, i proventi del concerto dedicato a Margherita sono stati devoluti ad ASM, e da allora abbiamo sempre percorso insieme la strada dell'arte e del dono, per dare a tutti i bambini probabilità sempre più elevate di nascere e di crescere sani. Attualmente la campagna per cui ASM sta raccogliendo fondi riguarda i neonati più fragili, ossia quei circa 30.000 prematuri e ultra prematuri che vedono la luce ogni anno in Italia. I loro polmoni non si sono potuti sviluppare in modo completo e per respirare hanno necessità di un'apparecchiatura molto avanzata, progettata e prodotta interamente in Italia, di cui la nostra associazione vuole dotare alcuni reparti di terapia intensiva neonatale dei nostri ospedali. La donazione di questi respiratori potrà dare maggiori probabilità di sopravvivenza a tanti piccoli, destinati altrimenti a non farcela, poiché senza respirare non può esserci vita. Vi ringraziamo, cari amici dell'Orchestra Papillon, per la vostra costante e generosa sensibilità nei confronti di ASM, e ci diamo appuntamento nel nuovo anno per il concerto del 2020, per un altro indimenticabile momento di grande musica e di solidarietà. Maurizio Fabbri, segretario generale di ASM. Thank you.
Dopo i solisti, ecco a voi due brani dedicati ai più giovani dell'Orchestra Papillon. Nel primo vediamo protagonisti i piccoli, i violini piccoli dell'Orchestra Papillon, sostenuti dai colleghi più esperti. Nel secondo video, l'orchestra, diretta per l'occasione dal maestro Simone Genuini, il primo direttore storico dell'Orchestra Papillon, l'orchestra accompagna la solista Caterina Nobilio, sorellina di Margherita. Questi brani, di cui potete ascoltare le prove effettuate lo scorso sabato, saranno poi eseguiti in pubblico appena i concerti saranno di nuovo permessi. E avremo quindi la versione tradizionale del concerto per Margherita, seppure in una data diversa rispetto all'8 novembre. Thank you.
noi di nuovo per annunciare i prossimi brani che sono solistici, sempre inviati dai nostri cari amici. Il primo è un brano per violino solo, eseguito da Diana Mascione. Il secondo brano per violoncello solo, eseguito da Gabriella Pasini. E il terzo, per flauto solo, da Cristina Fabarro. Thank you.
Eccoci giunti alla fine del nostro concerto. Abbiamo gli ultimi tre brevi brani che completano questa serata, dedicati espressamente all'orchestra Papillon. Sono brani per l'orchestra completa, specialmente il primo che è stato registrato quest'estate alla fine del campus 2020 presso la Città dei Ragazzi. Questo brano c'è veramente l'orchestra al completo, quindi possiamo vedere anche i tutor che non hanno potuto partecipare a queste ultime registrazioni, ma li vediamo e siamo felici di poterli ospitare in questa serata. Il secondo brano invece è sempre tratto dalle prove, dalle ultime prove, ed è un brano invece per un organico ridotto e con le due soliste, quindi Isabel Mutalipassi e Anna Chiara Capogni. L'ultimo brano lo riconoscerete, è il nostro cavallo di battaglia, tratto dall'ultimo concerto per Margherita del 2019, e colgo l'occasione per dire che il primo brano è stato un montaggio ripreso da due papà dell'orchestra Papillon, quindi che sono Pierpaolo Iannozzi e Antonio Torretti. Invece l'ultimo è del nostro Mauro Ferracchiato che da tanti anni ci regala la sua meravigliosa arte, essendo un cameraman professionista, e ci crea insomma dei montaggi bellissimi. Quest'anno, come dicevo, non è con noi, ma lo sarà, come anche tutti appunto gli altri papà che ci fanno le foto e ci omaggiano del loro lavoro, che ringrazio moltissimo. Io vi saluto e vi auguro buon ascolto, ci ricollegheremo probabilmente alle 20:30 per un'altra replica di questo concerto. Thank you.